Questi atleti che sono chiaramente dei professionisti e quelli che li hanno preceduti, senza nulla togliere. Buonasera e benvenuti a questa quinta edizione del Fighters Before Christmas. Ci sono appena conclusi i saluti di rito e la presentazione degli atleti. A breve cominceremo con il primo di 15 incontri. Un incontro di giovanissimi, categoria 45 kg, classe N, si esibiranno in due round da un minuto e mezzo. All'angolo rosso avremo Davide Barbieri, della SD Free Sport del maestro Soraci di Conegliano. All'angolo blu lo sfidante Panisson Daniele, della Shimbukan Marghera del maestro Panisson. Qui l'aria inizia a farsi frizzante e iniziamo a sentire la tensione che sale. Ecco che inizia ad entrare il primo atleta, Davide Barbieri, angolo rosso. Il maestro Soraci è subito pronto con gli ultimi discorsi, gli ultimi consigli, ed ecco il controllo protezione. Ed eccolo il nostro sfidante, Panisson Daniele all'angolo blu. Come vedete, stiamo parlando di arti marziali tradizionali, anche se parliamo di sport da combattimento, comunque l'origine è quella dell'arte marziale tradizionale, la filosofia del rispetto, il saluto verso il pubblico, verso i giudici e verso gli spettatori. Io sono Marco Fantuzzi e terrò compagnia in questo evento, in questa serata, e cercherò di, come dire, spiegare anche a chi è meno esperto e le caratteristiche, le chicche di questi eventi, di questi combattimenti. Come vedete, si è concluso il controllo protezioni, la sicurezza prima di tutto, e la nostra ring girl annuncia che a breve comincerà lo spettacolo. L'arbitro centrale si fa al centro, gli ultimi discorsi di rito, adesso l'arbitro vedrà di chiarire il regolamento per chi non lo sapesse. Ecco che spiega le ultime regole, il contatto, come deve essere il contatto leggero, che tecniche utilizzare, quali tecniche non utilizzare. Inizia il primo al via il match. Già vediamo che nessuno dei due ha intenzione di risparmiarsi. Molto bene. Molto bravo l'arbitro centrale, soprattutto parlando di ragazzi così giovani, è facile che l'emozione prenda sopravvento. E il ruolo dell'arbitro centrale è proprio quello, la sicurezza degli atleti. Il conteggio poi dei punti e la vittoria sarà data dalla giuria. Bello vedere la varietà di tecniche, parlando di ragazzi che siano, come dire, abbastanza a loro agio da spaziare nelle tecniche, è un aspetto decisamente positivo. Ottima l'estensione di gamba di Davide Barbieri, ma non cede, il Panisson Daniele non ha alcuna intenzione di limitare il suo pressing. Il silenzio in sala testimonia quanto sia avvincente questo incontro. Interessante anche da parte di Barbieri questa ricorrere a tecniche in linea. Molto bene. Un primo vantaggio, poi sapremo cosa decidono i giudici. Fine del primo round. Questa è l'occasione nella quale i coach andranno a spiegare. Siamo al secondo dei due round. Qui si giocheranno, come si suol dire, tutto per tutto.
Inizia il secondo round. Molto bene. Per chi non fosse del settore, il gesto di scambiarsi il pugno prima di iniziare non è una cosa da regolamento, diciamo. L'avversario potrebbe benissimo rispondere direttamente attaccando e salire in vantaggio di un punto. Anche questa è una dimostrazione di rispetto nel mondo delle arti marziali. Molto pericolosi i ganci di Davide Barbieri, ma non sembra che questo faccia indietreggiare Panisson Daniele. Ecco che l'arbitro ammonisce, non bisogna mai dare la schiena nemmeno in ritirata, questa è un'occasione di farsi male, non è sicuro. Ed ecco che non si fa scoraggiare, Davide, nonostante il pressing subito nella scorsa azione, ecco che ritorna subito all'attacco. Molto bene questa risposta. Entrambi gli sfidanti stanno dando il massimo. Ci sono problemi col caschetto dell'angolo rosso, Davide Barbieri. Fine dell'incontro. Fine dell'incontro, fine secondo round, fine dell'incontro. Ora ci saranno questi brevi momenti di suspense per sapere chi avrà vinto. Senza dubbio è stato un incontro sentito, un incontro diciamo all'ultimo colpo. Vince l'incontro per verdetto non unanime, angolo blu. Davide Panisson, verdetto non unanime, significa che i giudici, i tre giudici di sedia non erano concordi. Almeno uno dei tre ha dato la vittoria a Davide Barbieri. Questo può succedere, per quello si usano più giudici, vari punti di vista, varie angolazioni. Ecco che la speaker annuncia i prossimi combattenti. All'angolo rosso Pano Jacopo, della palestra Shimbukan Marghera del maestro Panisson. A breve vedremo entrare lo sfidante. Eccolo, Pano Jacopo, con la sua colonna sonora. Il tradizionale saluto al pubblico, ai maestri e alla giuria. Valid Jaguar, angolo blu, team Aburcit, Fight Club di Tiene. Anche lui accompagnato dalla sua colonna sonora. Ecco, come vedete, venendo da una scuola molto probabilmente più legata allo sport da combattimento, non c'è il saluto tradizionale, questa codifica degli stili tradizionali, però rimane comunque il rispetto. Ecco il passaggio della ring girl, a breve inizierà il primo round. Questa è una categoria 30 kg, classe N, sempre due round per un minuto e mezzo. Questi sono ragazzi ancora più giovani. C'è una differenza di altezza, ve ne vedremo delle belle. Qui starà al più piccolo la capacità di gestire le distanze. Se l'angolo blu più alto riuscirà a tenerlo a distanza, sarà l'unico in grado di connettere, di colpire. Quindi il piccolino dovrà riuscire a farsi sotto e infatti non esita neanche un istante. Molto bravo l'arbitro a fermare questo ardore che rischia di trasformarsi facilmente in un'esagerazione, in un'escalation di potenza. Queste sono discipline a contatto leggero.
Come vedete, nonostante i colpi arrivino diretti al viso, comunque l'atleta è in grado di combattere. Sono discipline tecniche. Anzi, se il colpo viene dato con una scarsa tecnica, non viene assegnato nessun punto nonostante entri a segno. A quanto pare l'angolo rosso sta dando il meglio di sé. Tempo tecnico. Un problema col paradenti? Il sostegno del pubblico in questi momenti di difficoltà non manca. L'emozione, la foga e vedersi probabilmente subire, diciamo, il pressing, ecco che molto probabilmente gli ha fatto perdere quello che si chiama stato di vetta, cioè la presenza mentale. E quella è la cosa veramente difficile. Vince per ritiro l'angolo rosso Panu Jacopo. Pano Jacopo. All'angolo rosso, direttamente da Foggia, per il team Scrocchia, Lucia Moraglia. All'angolo rosso, direttamente da Foggia, Lucia Moraglia del team Scrocchia. Categoria meno 55 kg, classe N, due round da un minuto e mezzo. Qui cominciamo a fare più sul serio, vediamo l'età aumenta, la preparazione aumenta e la presenza mentale molto maggiore. Ecco la sfidante all'angolo blu, El Bucchini Salima della Muay Thai di Asolo. Seconda ring girl ed eccoci pronti per cominciare il primo round. L'aria si fa già più elettrica, per noi che siamo qui presenti alla Zoppas Arena si sente la tensione, qui si sente che il pubblico ha capito, ora ne vedremo un po' di più di belle. Giustamente l'esperienza è maggiore, l'età è maggiore, anche il fisico è in grado di mostrare molto di più di queste discipline. Il team Scrocchia ha una storia molto molto lunga e anche la Muay Thai di Asolo sarà molto interessante, si preannuncia molto interessante questo match. La caratteristica della Muay Thai sono i low kick, insidiosi e... Inizia. E secondo, perché per l'appunto negli adulti sembra di no, ma la gestione dello stress può essere molto più difficile che non nei ragazzi. Interessantissima la strategia dell'angolo rosso. Rinuncia a tenere il centro del ring per sfruttare gli spostamenti. Molto probabilmente cerca di mandare a vuoto per l'appunto i calci molto insidiosi della Muay Thai. Detto questo, l'angolo blu non ha alcuna intenzione di farsi scoraggiare, anzi. Oh! L'arbitro pulisce i guanti e si ricomincia. Interessantissima tecnica, avete visto la deviazione del calcio e risposta di pugno. L'arbitro richiama molto probabilmente perché l'atleta angolo rosso Lucia Moraglia ha sfruttato le corde come rimbalzo. Questa è una cosa che vediamo nel wrestling, ma non si può negli sport da combattimento reali. Fine del primo round.
Ed eccoci alla fine del primo round e eccoci allo scambio tecnico. I coach andranno a mettere in luce le caratteristiche dell'avversario e stilare una strategia ben più precisa rispetto al primo round, che di solito viene usato più come studio. Inizia l'ultimo round. Che incontro avvincente. Vediamo come Lucia Muraglia dell'angolo rosso stia sì continuando la sua strategia legata agli spostamenti, però come vediamo risparmia il fiato. Vediamo se alla fine del round, come si suol dire, nella nostra zona si dice butterà giù tutto, tutte le carte in tavola. Incessante il pressing di Salima all'angolo blu. Come vedete tiene il centro e non lascia spazio a spostamenti. Ancora problemi col caschetto. Ottima schivata con deviazione e risposta al viso. L'atleta Muraglia ha deciso di fermare con un clinch. Molto probabilmente inizia a sentirsi in difficoltà. Qui vediamo il vizio della Muay Thai. Questo è un incontro di K1, non ci sono le proiezioni a terra. Nel Muay Thai si è quasi programmati quando si va in clinch, quella sorta di abbraccio, diciamo. Nella Muay Thai si è quasi programmati a destabilizzare l'avversario, perché in quel tipo di regolamento fa punto. Pericolosa intercettazione di frontale al viso. Un incontro molto avvincente, ora vedremo il verdetto. Vince l'incontro per verdetto unanime, angolo rosso, Lucia Muraglia. Verdetto unanime, vince Lucia Muraglia dell'angolo rosso. La sua strategia ha dato frutti, è riuscita a fare più punti dell'avversaria, il verdetto è stato unanime, quindi tutti i giudici hanno visto lo stesso, come dire, lo stesso numero di punti e lo stesso vantaggio. Riccardo Giusto della Venice Fight, il maestro Candela di Venezia all'angolo rosso. Direttamente da Marghera per la Shinkan, Mattia Rossi. Angolo blu, Mattia Rossi della Shinkan Marghera del maestro Panisson. Protezioni. Ed ecco la nostra ring girl, a momenti inizierà il match. I ragazzi sono carichi, l'angolo blu tiene bene attiva la circolazione e si prepara. Chissà se partirà per primo, ora lo vedremo. Inizia il primo round. E via col primo round. Molto più calmo, i ragazzi dimostrano una maggiore esperienza, stanno prendendo il primo round, quasi sembrano per ora pareggiare perché è una fase di studio.
molto pericolosi i calci di Mattia Rossi, alti, fluidi e passanti. Avete visto come ha colpito la gamba d'appoggio durante un attacco di calcio dell'avversario. Inizia a sembrare pericolosa la gamba avanti di Riccardo Giusto all'angolo rosso. Una gamba così avanti è troppo lontana dal baricentro per essere tolta in tempo, infatti sta subendo la maggior parte dei low kick, i calci all'esterno della coscia. Ottimo gioco di spalle e di guardia di Mattia Rossi. A quanto pare Mattia sta puntando sugli attacchi di gamba. Ed ecco che quasi spontaneamente è passato in vantaggio, ha tenuto il centro e l'arbitro ha impedito, non si può tornare in contatto dopo la separazione, ma Rossi Mattia voleva ringraziare il compagno. Ed eccoci al secondo round, categoria 65 kg, classe N, 3 round da un minuto e mezzo. Qui iniziano a esserci atleti di livello più alto, i round diventano 3. Questo anche per dare la capacità agli arbitri di dare un verdetto più preciso, la capacità di gestire la propria energia, di sapere le proprie condizioni e come ambientarsi nel ring. Sono aspetti molto difficili. L'arbitro vede il movimento dell'atleta che tende a sciogliere la spalla, ma a quanto pare un falso allarme. Molto precisi gli attacchi di Riccardo Giusto, l'angolo rosso che va a colpire al viso e con una notevolissima reattività. Continua a accusare dolore al braccio destro. Molto probabilmente c'è stata una sorta di spinta, di contrasto che ha sforzato l'articolazione. Pausa tecnica. Addirittura sorregge la mano usando l'altro guanto, questo non lascia intendere niente di buono. Speriamo che possa continuare il match, sarebbe veramente triste per un atleta doversi ritirare per un incidente che non, tuttavia, tutto sommato non c'entra con l'incontro, è solo una questione di sfortuna, per quanto anche la fortuna o sfortuna. Mi pare di capire, no, il medico non si è ancora espresso. In questi casi c'è un tempo massimo, oltre il quale comunque dobbiamo dare la vittoria per ritiro. Non si capisce se stia facendo un controllo o se si sia già... No, si è già ritirato, purtroppo si è già ritirato. Sempre triste per un atleta quando succedono queste cose, ma purtroppo anche questo fa parte del gioco, come si suol dire. Davvero peccato perché prometteva bene, questo sarebbe stato veramente un match difficile, non invidio gli arbitri. Ecco il sostegno dell'avversario. Come vedete non sta festeggiando l'avversario, perché che gusto c'è a vincere in questo modo. L'avversario certo sarà contento di portare a casa la medaglia, ma vedete molta meno soddisfazione di quella che ci si aspetterebbe in un vincitore. Anzi, sembra proprio, come dire, seccato. Questa è la quinta edizione del Fighters Before Christmas, organizzato da ASD Free Sport e Movement del maestro Santi Soracci. Ed ecco, col calore del pubblico, entra l'atleta di casa all'angolo rosso, Carlo Cipriani, dell'ASD Free Sport and Movement, gli organizzatori di questo evento.
italiano. A sfidarlo nell'impresa, portarsi a casa la cintura, il suo... Per il titolo italiano, titolo nazionale WKA. Lo sfidante della Kirdo Ryu, maestro Favero. Quest'anno, in questa edizione, co-organizzatore. Il maestro Favero di Vittorio Veneto porta l'atleta Kevin Bitz, atleta che abbiamo già visto più volte in questo evento, nelle scorse edizioni. Sarà molto molto interessante. Già vediamo una differenza. Carlo leggermente più basso, però un po' più piazzato muscolarmente, mentre invece longilineo l'avversario Kevin. Questo, come prima, sarà interessante vedere su quale strategia andranno a impostarsi. Parliamo di una categoria 75 kg, quindi i colpi saranno più pesanti. Non perché colpiranno più forte, ovviamente, ma perché una struttura più massiccia tira e subisce, accusa in maniera molto più serena certi tipi di colpi. Quindi vedremo, sentiremo probabilmente anche il rumore, ma questo non deve farci pensare che gli atleti stiano caricando i colpi. Sempre tre round a un minuto e mezzo. Qui sarà molto interessante. Sentiamo subito il tifo, il sostegno, e Carlo non esita minimamente. L'arbitro già entra, parliamo di titolo nazionale, l'emozione è tanta ed è facile lasciarsi prendere dalla foga. Interessante il pressing, come vedete l'avversario ha deciso di smarcarsi, ma Carlo non ha voluto sprecare energia, sprecare fiato, lo aspetta. Buon gioco di busto, tuttavia insidiosi calci dell'angolo blu, Kevin. Il contatto è eccessivo, l'arbitro non intende lasciare che l'incontro continui con questo carico nei colpi. Ancora nessun richiamo ufficiale. Ottima schivata di Kevin. Avete visto come ha bilanciato l'attacco di pugno sollevando la gamba posteriore. Questo per guadagnare ancora di più in lunghezza. Sa perfettamente che il suo vantaggio sono le leve lunghe. Tuttavia, Carlo gli occupa la visuale, come si suol dire. Vedete come a seconda ogni suo spostamento sta tenendo al centro. Molto bene. Un cross da cecchino quello di Kevin, che è passato tra la guardia e ha colpito Carlo. Entrambi gli atleti sembrano avere abbastanza chiaro. Inizia il secondo round. Buona deviazione di Carlo, ma pare aver comunque subito il colpo. Di nuovo insidiosi i calci alti di Kevin. L'angolo rosso pare puntare molto ai low kick e poi al viso, non appena l'avversario accorcia la distanza. In questo round si contendono al centro. Se prima sembrava dominare l'angolo rosso dal punto di vista del tenere il centro, ora se la stanno giocando molto più, come dire, a tratti uno, a tratti l'altro. Spinta
spero che da casa si senta il calore che sentiamo noi qui alla Zoppa Serena. Il pubblico sta tifando veramente con tutto se stesso. Fine del secondo round. Fine del secondo round. Avremo il terzo round. Vediamo chi riuscirà a prevalere in questo match. Molto interessante. Inizia il terzo round e Carlo inizia con la sua serie di colpi. Subito attua un pressing notevole e, come avete visto, per scappare, diciamo, l'avversario ha dovuto passare sotto, abbassarsi, cosa che non è assolutamente consentita, troppo pericoloso. Noi siamo alla Zoppa Serena di Conegliano, alla quinta edizione del torneo Fighters Before Christmas, le botte di Natale, come si suol dire. Stiamo assistendo a degli incontri veramente entusiasmanti. Siamo al quinto match di 15. Questo è un titolo nazionale WKA, contatto leggero, categoria 75 kg, classe N. Siamo al terzo round e gli avversari... Abbiamo appena avuto un... Come dire, l'avversario si è girato, l'angolo blu si è girato e ha dato la schiena all'avversario. Questa cosa, attenzione, abbiamo un problema. Probabilmente un eccesso di contatto. No, perché l'arbitro non sta dando ammonizioni. Carlo è stato mandato all'angolo bianco, l'atleta rosso è stato mandato all'angolo bianco. Questo vuol dire che l'angolo neutro, vuol dire che c'è stato un qualche... contatto, un qualche dolore subito. L'arbitro ha decretato la resa. Kevin Bitz della Kido Ryu del maestro Favero di Vittorio Veneto. No, ho sbagliato a vedere, ho interpretato male il gesto dell'avversario, dell'arbitro centrale. Fine dell'incontro. Iniziamo a vedere su Frame TV e la registrazione di questi incontri estremamente avvincenti. Vince per la categoria light il titolo nazionale WKA angolo rosso. E vince l'angolo rosso Carlo Cipriani di ASD Free Sport and Movement. Un incontro decisamente avvincente. Carlo ha saputo mantenere un pressing attivo e costante. Molto bravo l'avversario, molto bravo Kevin Bitz del maestro Favero della Kido Ryu di Vittorio Veneto. Tuttavia Carlo Cipriani di SD Free Sport del maestro Soraci Conegliano ha saputo, a quanto pare, mettere a segno più colpi e si porta a casa la cintura il nostro Carlo Cipriani. Bellissimo il fair play, come vedete i due maestri stanno condividendo i loro commenti. Una grande amicizia, da tanto organizzano eventi assieme e anche questo evento, il Fighter Before Christmas 2022, la quinta edizione, è organizzata da una loro collaborazione. Finito il quinto match, ci apprestiamo al sesto match. Ed eccoci al sesto match del Fighter Before Christmas, Gran Gala di Arti Marziali presso la Zoppa Serena di Conegliano. Siamo alla quinta edizione e sono già sul ring i nostri sfidanti. All'angolo rosso da Rovigo, Zenon Krasniki del team Rigo e Zanatta, palestra New Fight. Ecco, l'arbitro chiama al centro i combattenti. Parliamo di contatto pieno.
Fighters Before Christmas. No, l'ho data. L'ho data. A Santi o Marco Melis? Non mi ricordo. Inizia. Ecco che sta per cominciare. Molto bene, vediamo per chi ha seguito fin dall'inizio la serata, si può notare come nel contatto pieno sia molto maggiore la cautela. C'è questo pregiudizio un po' infondato che le arti marziali siano violente. Utilizziamo calci e pugni, senza dubbio è combattimento, ma non è violenza. Vedete con che rispetto gli avversari si stanno studiando? L'arbitro corregge, molto spesso per foga si tende a prendere dei vantaggi che non si possono prendere. E tenere in clinch, quella sorta di abbraccio per chi non lo conosce, tenere in clinch l'avversario e abbassarlo mentre si colpisce di ginocchio è consentito solo ed esclusivamente ai professionisti. Per professionisti intendiamo classe A pro o super pro. Molti sono i colpi che stanno passando. Pensate che preparazione, quel fisico per subire così tanti colpi senza accusare, senza perdere lucidità. Parliamo di colpi al viso, parliamo di calci e pugni, non parliamo di carezze. Ecco, per l'appunto, un cross al viso. Il cross è il pugno diciamo del braccio arretrato, è più potente, il jab è più veloce ma meno carico. Con che lavoro di precisione si stanno affrontando? La strategia è chiara, come sempre il più lungo cerca di intercettare l'avversario prima che chiuda la distanza, mentre invece ecco l'angolo blu andava subito a coprire fino anche a chiudere con un clinch l'avversario per fermarlo. Inizia il secondo round. Ecco, iniziato il secondo round. L'angolo rosso ha decisamente deciso di accelerare il passo. O ritiene di avere abbastanza fiato, oppure vuole concludere in questo secondo round senza aspettare il terzo. Vedete come il lavoro di sopra e sotto, allo stomaco e al viso, per poi chiudere di low kick. Ma l'angolo blu non ha alcuna intenzione, Giovanni Raffa, di lasciarsi intimorire e cerca di, come dire, chiudergli le gambe. Vedete come abbonda di calci bassi, di low kick. Nonostante l'entusiasmo del pubblico, Giovanni Raffa ha solo perso l'equilibrio. Certo, questo è dovuto a un, come dire, non è riuscito a far arretrare l'avversario, quindi comunque parla di un piccolo vantaggio. Che precisione, Zenon Krasniqi. Con che precisione usa i colpi della box per fermare l'avanzata dell'avversario? È chiaro, è troppo insidioso. Una persona, un avversario più basso, se si avvicina diventa molto pericoloso. E infatti è sapiente anche l'uso che fa delle tecniche di ginocchiata. Secondo richiamo verbale per aver abbassato l'avversario durante il clinch. Ed ecco, come avete visto, con i calci frontali non ha alcuna intenzione di far avvicinare Giovanni Raffa. Molto probabilmente Krasniqi sta iniziando a sentire un po' di difficoltà. Certo, non sembra intimorito. Fine del secondo round. Gli atleti vanno ai loro angoli e ora vedremo come tenderanno a concludere il secondo. Sono abbastanza freschi. Talking to
centro. L'arbitro mette in chiaro quello che probabilmente ha detto negli altri round, richiama la giuria ed ecco che si ricomincia. Rafa non ha alcuna intenzione di perdere un istante, subito sotto. Tutti e due gli atleti hanno deciso che qui si cerca il KO. Molto probabilmente sanno di essersi saputi tenere a bada vicenda e quindi l'incontro rischia di finire ai punti, per l'appunto, al verdetto della giuria. Molto interessante l'utilizzo delle ginocchiate, tipiche di questa categoria, la K1 Rules. Sapiente l'utilizzo dell'arretrare da parte di Krasniqi. Vedete come riesce a risparmiare fiato e restare presente. Ah, scivolato il piede, altrimenti quell'attacco poteva essere molto insidioso. Temibile l'entrata di Rafa, angolo blu. Vi ricordo che troverete tutte queste registrazioni di tutti i match sul canale Frame TV. Quindi restate sintonizzati, cliccate la campanella, seguite Frame TV per questo e molti altri incontri e non solo. I ragazzi iniziano ad accusare una certa stanchezza. Sempre buona la capacità di Krasniqi di usare i calci frontali per tenere la distanza, ma non ha più l'energia di prima, si tende a perdere l'equilibrio. Vedo invece che Rafa ha tutta l'intenzione di continuare a forzare la sua entrata nella corta distanza. Molto interessante, ma troppo basso con la testa, secondo me. Questo gli impedisce di variare i colpi. Fine del minuto. Fine del terzo e ultimo round. Vince l'incontro per verdetto unanime. Angolo rosso. Angolo rosso, verdetto unanime. Ed ecco il rispetto tipico delle arti marziali, un saluto al terreno di gara, diciamo, al terreno di gioco. Automaticamente questo significa salutare l'intero mondo delle arti marziali, dal pubblico alla giuria, ma anche ad esempio ai medici, tutto ciò che va a definire questo bellissimo mondo. Ed eccoci al settimo incontro. All Style Combat Udine dei Maestri Gallo, Samuele Zani all'angolo rosso. Saluto all'arbitro centrale e prende la posizione. I gemelli Gallo, maestri specializzati in questo settore ormai da parecchi anni, sia ottimi atleti che maestri molto molto esperti. Enrico da Perugia, Scorpion Team del maestro Adriano Dario. Eccolo salire sul ring, accompagnato dalla propria bandiera, ed eccolo prendere subito posizione, senza perdere tempo, mantiene il focus molto concentrato. Categoria 60 kg, 3 round da 1 minuto e mezzo, va bene, nulla che vada a farci perdere tempo. Saluto tra gli atleti. Oh, stessa guardia come si suol dire, abbiamo un mancino. È tanta la foga qui, a quanto pare i ragazzi fin dall'inizio stanno puntando a colpi molto pesanti, cercano il KO probabilmente. Strano nel primo round. Ottimo doppiaggio dei colpi, gancio alla milza e gancio al viso con la stessa mano. L'angolo blu, Gavagnin, sembra avere molta esperienza, conosce diverse combinazioni di colpi. Ottima la guardia dell'angolo rosso,
Samuele Zani sfrutta molto bene il cosiddetto Superman Punch quando si lancia e sfrutta il movimento della gamba per caricare ancora di più il colpo. È entrato molto bene, se ne è accorto il nostro Gavagnin, ha visto bene l'avversario subire quel gancio. Fine del primo round. Finiti gli ultimi consigli, atleti al centro, arbitri e giuria pronti, fight, saluto e si ricomincia di nuovo in guardia falsa, molto insidioso, molto insidioso. Gavagnin ha una capacità di muoversi veramente interessante, guardate com'è leggero sul ring. Detto questo, Zani ha una guardia molto molto buona, è ben piantato a terra, difficile spostarlo, difficile fargli perdere, diciamo, stabilità. Ottimo gancio al viso. La fatica si fa sentire e i colpi anche. Samuele tiene la guardia un pochino più bassa. Ottima reattività invece di Gavagnin Enrico, probabilmente ha più energia, più stamina. Vedete come l'angolo blu impedisce all'angolo rosso di attaccare con dei micro attacchi non utili per il KO, ma sono comunque punti, e ha rotto la capacità dell'avversario di caricare. Ora in questo ultimo round vedremo, ecco il terzo e ultimo round, e sono proprio curioso di vedere chi vincerà. Parliamo di contatto pieno, quindi l'efficacia è maggiormente valutata rispetto alla tecnica, e c'è da dire che l'angolo rosso non ha subito troppo, è sempre riuscito a mantenere una stabilità molto notevole pur avendo subito un colpo palese nel primo round. Fuori secondi e ci si appresta al terzo e ultimo round. L'inizio non troppo esplosivo lascia intendere che gli avversari nutrono un certo rispetto l'uno per l'altro. Se non si lanciano vuol dire che hanno paura di rischiare troppo. Mantiene un'ottima mobilità l'angolo blu. Riesce ancora a schivare al terzo round, mentre invece l'attacco di Samuele Zani sembra, come dire, un pochino meno forte, sembra subire un pochino di più la mancanza di fiato, ma non è assolutamente detto, il round è appena iniziato e anzi dimostra una grinta che non lascia proprio credere che andrà a cedere o a diminuire durante questo match, durante quest'ultimo round. Ecco infatti, una grandissima capacità di risparmiare energie pur schivando in maniera molto efficace l'angolo rosso. Il nostro Samuele Zani mantiene una capacità tecnica notevolissima. Fine del terzo round, ne vedremo delle belle, chissà chi vincerà.
Eccoci già pronti al verdetto. Angolo blu, verdetto unanime. La sua strategia di mandare a vuoto l'avversario usando molto gli spostamenti ha giocato a suo favore. Molto bravo, perché è una strategia difficile da tenere per tre round. Sembra poco, ma un minuto e mezzo non finisce mai quando si combatte. Si appresta a salire in passerella l'angolo rosso dello Scorpion Team di Adriano Dario da Perugia, Arnido Doda. Ed eccolo salito sul ring, Arnido Doda da Perugia, maestro Adriano Dario, Team Scorpion. Parliamo di un incontro di categoria 65 kg, parliamo sempre di classe N, parliamo sempre di 3 round da un minuto e mezzo. Ed eccolo arrivare al ring e subito lanciare uno sguardo all'avversario, molto agguerrito, interessante. Vedete il coach che dà un'ultima passata di vasellina sulla pelle dei ragazzi. Molto interessante. Sulla mia scaletta non è specificato, ma potrebbe essere che utilizzeranno gli attacchi di gomito. Nel qual caso ne vedremo davvero delle belle. L'incontro inizia abbastanza calmo, ma i colpi sono ben caricati. Gli avversari si stanno studiando e notare con che capacità, con che competenza tecnica. Ecco dalla regia la musica tradizionale della Muay Thai, quindi questo è un incontro di Muay Thai, non di K1 Rules. Questo significa che molto probabilmente, come abbiamo pensato, utilizzeranno gli attacchi di gomito. La Muay Thai è uno stile molto tradizionale, ma estremamente guerrigliero. È un'arte marziale che è rimasta, come dire, in utilizzo dell'esercito per tantissimo tempo rispetto ai paesi europei, dove invece sono andate perse a favore di altre strategie. Ecco quindi che è forte la cultura delle arti marziali. Vediamo che l'avversario inizia a subire i colpi, rimane fermo in chiusura, rischia il KO. Ecco un knockdown e abbiamo il conteggio. Questo è un knockdown, non un knockout, per chi non fosse esperto del settore. E l'arbitro ha deciso che non è sicuro lasciare che l'atleta continui. Purtroppo, nonostante siamo ancora nel primo round, è andata così. Ora ci sarà il controllo. Ecco che arriva il medico, infatti. Ogni knockdown, anche lieve, anche solo una piccola, magari, giramento di testa o l'avversario che ha uno sguardo un po' meno presente, richiede il controllo da parte del medico. Nel caso di knockout, ovvero sia vera e propria perdita di sensi, c'è anche lo stop alle competizioni. Vedete, il medico controlla le pupille per essere certi, al di là di ogni legittimo dubbio, che non ci sia stato alcun trauma cerebrale, alcun trauma cranico. Nonostante si parli di un knockdown, è uno sport decisamente molto sicuro. Vi ricordo che questi fisici sono allenati per questo. Notiamo anche come l'avversario, nonostante ovviamente un primo fisiologico festeggiamento, non stia, come dire, passatemi il termine, facendo il galletto, anzi sta controllando l'avversario, forse impaziente di complimentarsi con lui. Nella cultura delle arti marziali una vittoria è tanto più
meritata quanto più è forte l'avversario. Questo è un concetto che può sembrare banale, ma sta andando perso in tantissimi altri settori sportivi. Abbiamo appena assistito a una vittoria per knockdown, non knockout. Per chi non conoscesse la differenza, qui non c'è stata perdita di sensi, ma l'avversario non è stato valutato in grado di continuare l'incontro. Il medico, come vedete, sta facendo gli ultimi controlli per essere sicuri al di là di ogni minimo dubbio che l'atleta non abbia subito alcun tipo di trauma, di danno. Subito il sostegno dell'avversario e a breve avremo il verdetto. Questo è il primo knockdown della serata, primo round. Stiamo parlando di un incontro di Muay Thai a contatto pieno, tradizionale, categoria 65 kg, classe N, il primo gradino degli aspiranti professionisti. Vince l'incontro per KO, Angolo Rosso. Ed ecco la vittoria, come già era annunciato. Ed eccoci al nono incontro, nono match della serata. Stiamo per assistere alla salita sulla passerella di Nicolò Pascucci della Kenya Team Rasman. Parliamo di una categoria 78 kg, vediamo l'età è maggiore per chi ci segue fin dall'inizio e vediamo che lo spirito è molto molto agguerrito. Qui l'esperienza è senz'altro molta e ne vedremo davvero delle belle. Simioni Davide, Angolo Blu, Muay Thai Asolo. Ed eccolo salire sul ring e salutare con il saluto tradizionale della Muay Thai, portare le mani unite alla fronte in un lieve inchino. Parlando di contatto pieno, è molto facile che si verifichi il cosiddetto colpo di incontro, quando l'avversario avanza e subisce un colpo. Lì la forza può essere molta e potete immaginare il pugno quanto rischia di subire dei danni, dei traumi. Qui il briefing è leggermente più breve. Le persone sono adulte ed esperte, devono sapersi gestire da soli. Sembra esserci una certa differenza di età. Vedremo se la differenza di età conterà più dal punto di vista dell'esperienza o dal punto di vista della forma fisica. Insidiosissimo calcio alto. Nicolò Pascucci ha ben capito che deve stare sotto, che deve stare vicino. Insidioso il lavoro di box. A quanto pare c'è stato un colpo non lecito, succede nella foga. Nulla, non è stato chiamato dall'arbitro, quindi chiaramente accidentale. Insidiosissima carica con i colpi della box. Rischioso questo calcio alto, rischioso. Non è andato a vantaggio del nostro Simioni Davide. Molto bravo anche nel deviare i pugni, vedete come la guardia avanzata, oh, ha subito il colpo, qui ha subito il colpo, l'avversario viene subito mandato all'angolo neutro e inizia il conteggio. In questo caso non perché ci sia veramente un rischio di knockdown, ma per dare un attimo di recupero all'atleta. In questi casi spesso l'atleta che ha subito il conteggio tende a calare come prestazione. Vediamo. Molto abile nei calci frontali. Oh, ha subito un colpo giusto sulla campanella. Il nostro Simioni Davide, giusto sulla campanella, ha subito un colpo e ha manifestato di averlo accusato. Quanti ricordi questa frase, fuori secondi, mi balzava il cuore in petto. Finta di calcio, ma non gli è servita, ha subito un diretto al viso.
Molto bravo Simioni, l'angolo blu riesce a spaziare sapientemente di tecniche. Tuttavia, nonostante la differenza di altezza, l'angolo rosso sembra essere davvero, davvero insidioso e metterlo in difficoltà. Abbiamo avuto una proiezione. L'arbitro non sembra contento. Infatti l'arbitro sta spiegando che l'incontro va gestito in maniera più pulita, più tecnica. Non ci devono essere spinte o proiezioni, non sono previste dal regolamento. Ancora insidiosi colpi di pugilato. Comincio a temere però che verrà penalizzato l'angolo rosso, non sta usando troppi calci in confronto all'avversario. È una caratteristica proprio dello stile, deve usarne abbastanza se non vuole essere penalizzato. Insidiosissimo low kick. L'angolo rosso l'ha sentito, il nostro Pascuzzi l'ha sentito questo low kick. E fine del secondo round. Molto sapiente l'utilizzo della box. Come nei round precedenti, l'angolo rosso sa usare veramente bene il suo pugilato. Feroce low kick dell'angolo blu, tuttavia parato, molto probabilmente accusato, ma comunque parato dall'angolo rosso. Davide Simioni ha deciso di sfoderare qualche tecnica in più. Una ginocchiata molto buona alla milza, sembra. L'avversario l'ha subita perché a tutti gli effetti è caduto, ma non sembra aver perso in fiato o reattività per ora. Vedremo, vedremo. Fine dell'incontro, non c'è stato il knockdown, anche se si è rischiato un paio di volte. Senz'altro una preparazione molto buona di questi atleti, altrimenti veramente con colpi simili mi aspettavo un knockdown, lo ammetto, mi hanno un pochino stupito. E ora attendiamo il verdetto. Decisamente interessante l'angolo rosso, mi sentirei di propendere un po' di più per l'angolo rosso. Tuttavia non ha usato non ha usato abbastanza calci bassi e in generale calci, che sono la specialità. Quindi vedremo se la giuria intenderà penalizzarlo o se la differenza in punti è troppo elevata. Angolo blu, molto probabilmente la differenza di punteggio non è stata abbastanza e quindi il fatto che abbia spaziato molto di più con le tecniche e che abbia messo segno dei, come dire, fatto contare l'avversario, quindi ha guadagnato molti punti con quei, come dire, knockdown rischiati. Sentiamo i suoi compagni di squadra come lo festeggiano.
Il nostro Davide Simeoni